Eccoci tornati sempre in Ticinella Beach. Rimaniamo un attimo nell'atmosfera più seria del programma, perché è arrivato l'ospite, o meglio siamo riusciti a contattare l'ospite che abbiamo annunciato già prima, che non ci rispondeva, ed è ancora Fabio Cardullo. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao, siete veramente troppo forti. Grazie, grazie mille. Anche tu, perché noi ti conosciamo già dal 2008, quando hai iniziato insomma una carriera da solista molto particolare, e sappiamo e siamo informati appunto di tutti i tuoi movimenti. Quindi adesso sei in bagno, più tardi sarai in cucina, giusto? Dico, sto scherzando. Assolutamente. Senti, allora, visto che il singolo sta spingendo tanto, che si chiama Ehi Papa, racconta in breve ai nostri ascoltatori come mai proprio del Papa parli. Ma guarda, la cosa è nata in maniera molto divertente dopo l'elezione dell'ultimo pontefice, e io mi sono veramente divertito a stuzzicare con questo argomento quella che era tutto il movimento anche mediatico attorno a questa figura. Insomma, ci ho scherzato un po' su, esprimendo anche quella che comunque è la mia idea di spiritualità, e marcando anche un po' il fatto che comunque tutto quello che è nato intorno all'elezione di questo pontefice era sicuramente anche un fatto mediatico, e io forse sono stato quello che si è incaricato di farci una canzone, ecco. Oh, ecco. Senti, allora, dall'ultimo tuo prodotto, insomma, del 2012, che leggo qui, sì, appunto, adesso, che cosa è cambiato dalle tue produzioni? Insomma, tu come cantautore, che cosa ti è cambiato? Ma sicuramente la scelta del suono, del sound, è sicuramente cambiata rispetto al periodo precedente, in cui io mi esibivo e mi esibisco ancora comunque chitarra, voce, con una band a seconda del contesto. Però la sonorità di Ehi Papa, che è appunto il singolo appena uscito, è sicuramente più versa una sonorità pop, un po' più fresca e con dei suoni sicuramente più attuali, ecco. Questa è un po' la differenza rispetto a prima, e ti dirò che della scelta sono anche molto contento, perché mi rendo conto che da un punto di vista radiofonico sia una scelta sicuramente più azzeccata, più moderna, quello sicuramente, ce ne siamo accorti anche noi. Senti, allora, il prossimo concerto tuo è il 26 maggio alla Fattoria Didattica, via Quintino Sella 20, in provincia di Vicenza, che è anche la tua città, giusto? Sì, precisamente il paese si chiama Brendola. Brendola, esatto. Sì, è una bellissima occasione, anche perché sarà il 20° anniversario di una cooperativa qui di zona, Piano Infinito, che appunto lavora con i ragazzi disabili e da sempre sono impegnati per appunto combattere le diversità, ecco. Ecco, questo ci fa sempre piacere. Ecco. Senti, allora, prima di mandare la tua traccia, che già ci stanno scrivendo di mandarla, perché è da un po' che l'annunciamo e finché non ti abbiamo trovato il telefono non l'abbiamo ancora mandata, vuoi annunciarcela tu salutando i nostri ascoltatori di Radio Malibum Boom? Certo, allora, per tutti gli ascoltatori di Radio Malibum Boom vi presento Ehi Papa, che sarà l'inizio di una grande rivoluzione della canzone d'autore, e spero vi piaccia. Ehi Papa di Fabio Cardullo. Grazie mille Fabio. Grazie. Mandiamo a voi, quindi Ehi Papa. Grazie Fabio, ciao. Ciao. Bell'anellino che hai, ehi papa, non ti ho mai visto da solo al bar, ehi papa, com'è difficile avere un'idea che non c'è, ehi papa, un uomo come noi, punto di domanda, Cristo chiama Gandhi, gli risponde Che Guevara, punto di risposta, c'è qualcuno che mi spara.